Ciao, buongiorno, namaste, benvenuto in questa pratica. Ho chiamato questa pratica Mindful Morning perché mindful è in realtà quello stato che la pratica ci permette di raggiungere e che noi cerchiamo di raggiungere in continuazione, quindi è lo stato di consapevolezza, lo stato di presenza. Ed è molto importante iniziare la giornata proprio cercando di coltivare questo stato il più possibile. E la pratica dello yoga e della meditazione ovviamente ti aiutano a farlo proprio per poi riuscire a portare quello stato di presenza e di consapevolezza anche nel resto delle attività che si vanno a fare. Quindi prima del lavoro ci aiuta proprio a rimanere più concentrati, avere più energia, essere più presenti in quello che facciamo. Prima di qualsiasi cosa, di un esame, di una giornata importante, anche di una giornata normalissima, di una normale routine in cui riusciamo però a essere presenti a noi stessi. Avere questo stato di consapevolezza in tutto quello che facciamo, perché la maggior parte del tempo siamo distratti, non siamo presenti. Quindi iniziamo prendendo una posizione comoda, allunga la colonna, poggi le mani sulle ginocchia, se vuoi un supporto sotto gli ischi, sotto i glutei, assolutamente aiuta a mantenere la posizione in modo più, diciamo, naturale, perché abbiamo i fianchi più alti rispetto alle ginocchia. Rilassi le spalle, chiudi gli occhi, inizi a prendere un paio di respiri profondi. Inspiri dal naso ed espiri dalla bocca. Inspiri dal naso e fuori l'aria dalla bocca. Espira. Ancora una volta inspira. E fuori tutta l'aria. Espira. E torna un respiro normale, naturale. Senti che la colonna si allunga, abbassi leggermente il mento e lasci cadere il labbro inferiore verso il basso. Rilassi i muscoli del viso, rilassi il respiro. Rilassi le spalle che cadono verso il basso in modo naturale e sempre in modo naturale il petto si espande. Il tuo obiettivo, in questo momento, il tuo focus è il respiro. Osservare ancora per qualche istante l'aria che entra e esce dalle narici, senza modificarlo, senza allungarlo, senza sabotarlo. Osservi l'inspirazione. E osservi l'espirazione. E continui a osservare il respiro mentre inizi a costruire Ujjayi Pranayama, a rendere ogni respiro un po' più profondo, un po' più lungo, sempre rilassato, iniziando a emettere il suono sordo del respiro. E puoi contare 4 secondi ispirazione e 4 secondi espirazione. E mantenere 4 secondi ispirazione e 4 secondi espirazione tutta la pratica. Se 4 è troppo, fai 3 secondi e ti prepari a venire ora a quadrupedia. Le mani e le spalle sulla stessa linea, ginocchia, fianchi in linea. Troviamo Mukha Gatto. Quando inspiri inarchi e quando espiri curvi, inizi a fare un movimento piccolo appena accennato. Ci siamo appena svegliati, quindi il corpo si muove piano piano, dolcemente, lo svegliamo gentilmente. E poi piano piano ogni respiro puoi provare ad andare più in profondità, inarcare un po' di più, curvare un po' di più. Inspira, inarchi un po' di più. Espira, curvi un po' di più.
E ancora continui, oppure se vuoi diventa più intuitivo, diventa più freestyle. Questo stesso movimento può diventare più circolare. Puoi muovere la testa, puoi muovere le spalle in modo circolare, il petto, i fianchi. E poi punta i piedi, inspira e quando espiri, slow motion, ci metti qualche secondo, almeno 5 secondi a portarti nel cane a testa in giù. E assicurati di allargare bene le dita delle mani, di spingere con i fianchi verso l'alto, di avvicinare il petto alle ginocchia, magari all'inizio della giornata i talloni non toccano, non fa niente. Anzi, piega leggermente le ginocchia, spingi il petto alle ginocchia, guarda tra le ginocchia. Inspira. Quando espiri, stendi la gamba destra e piega il ginocchio sinistro, avvicina il petto al ginocchio sinistro. E poi cambio, stendi la gamba sinistra, piega il ginocchio destro. E poi cambio, piega, piega, piega. E poi cambio l'ultima volta. E cane a testa in giù. Inspira, quando espiri vieni spalle sopra le mani, plank. Se hai bisogno sistemi la posizione se non hai le spalle sotto le mani. E proviamo anche ad avere i talloni in linea con le dita dei piedi, quindi una linea verticale del piede, della pianta del piede. Stringi glutei e addome attivo, respira profondamente. Iniziamo già a creare calore nel corpo, nel plank. Il corpo è attivo e ti sostiene nella posizione, poi inspira, cane a testa in giù, sale il bacino e espira, plank. Inspira, cane a testa in giù, muoviti piano, non abbiamo fretta. Il movimento è mindful, sei presente in quello che fai, plank. E sali, cane a testa in giù, e scendi, plank. E sali, cane a testa in giù. E scendi, plank, sei qui con tutta te stessa nella pratica, col movimento, col corpo, il respiro, le asana. Rimani plank, ginocchio a terra, inspira. Espira, gomiti vicino al corpo, scendi, chaturanga. Cobra, gomiti piegati, inspira. Espira, spingi, stendi le braccia e torna, cane, testa in giù. Inspira. Espira, plank. Ginocchia a terra o sospese, scendi, chaturanga. Inspira, cobra, gomiti piegati o cane a testa in su. Espira, cane a testa in giù. Quindi il movimento vinyasa è un movimento dinamico, ma non lo facciamo velocemente, non diamo per scontato quello che stiamo facendo, ma siamo attenti, presenti in quello che facciamo. Di nuovo, inspira, spalle sopra le mani. Espira, chaturanga. Inspira, cobra o cane a testa in su. Espira, cane a testa in giù. E piega il ginocchio destro. Fai un passo avanti col piede destro. Stendi la gamba destra e fai un passo avanti col piede sinistro. Stendi la gamba sinistra e fai un passo avanti col piede destro. Continua, cammina piano 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 fino a venire all'inizio del materassino in Uttanasana. Piega leggermente le ginocchia, rilassi la parte superiore del corpo in avanti, afferri i gomiti, la testa tra le braccia e ti dondoli da un lato all'altro. Non perdere il respiro. Senti che il collo è rilassato, la testa è rilassata e cadono in avanti. E anche mentre ti dondoli non è veloce, ma è lento. Come se stessi cullando te stesso nella posizione. E poi rilassi le braccia. I piedi sono ben radicati, appoggiati e connessi alla terra. Estendi la colonna, inspira, espira, rilassa. Estendi la colonna, Ardha Uttanasana, e rilassa. Estendi, inspira, espira, rilassa. E stendi, inspira e continui a salire, 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 palmi uniti sopra la testa. Ti
e palmi uniti al cuore. Rimani qui un momento, respiro lungo, profondo e rilassato. E più o meno abbiamo già fatto i movimenti e le asana che comprendono il saluto al sole A. L'abbiamo fatto prima da terra e quindi proviamo a muoverci nel saluto al sole A, ci muoviamo lentamente e non diamo per scontato nessuno dei movimenti, nessuno delle asana, non diamo per scontato il respiro nel movimento e ci muoviamo con il respiro. Le braccia lungo il corpo, guarda avanti, allunga la colonna, il petto si espande, inspira, palmi uniti sopra la testa. Espira, svuota l'aria e scendi, Uttanasana. Inspira, stendi la colonna, guarda avanti, Ardha Uttanasana. Espira, prima un piede, poi l'altro, con un salto, vieni plank. Tieni plank, inspira. Espira, Chaturanga. Cobra o cane a testa in su, inspira. Espira, cane a testa in giù. Prendi un respiro profondo qui. E poi piega le ginocchia, guarda le mani e torna. Uttanasana. Inspira, stendi. Espira. Rilassa. E sali. Inspira, palmi uniti. Espira, scendi al cuore. Ci muoviamo ancora con il respiro. Ora ti chiedo di praticare occhi chiusi, perché spesso occhi chiusi riusciamo a essere più presenti e più consapevoli e riusciamo ad ascoltare maggiormente quello che facciamo con il corpo e attraverso il corpo. Quindi gli occhi chiusi o soffici, semichiusi. Inspira, palmi uniti sopra la testa. E svuota l'aria, scendi, Uttanasana. Inspira, stendi la colonna, guarda avanti. Espira, vieni plank e tieni plank. Inspira, espira, Chaturanga. Cobra o cane a testa in su, inspira. E cane a testa in giù, espira. Quattro punti di contatto, allarga le dita delle mani, abbraccia la terra, inspira. Espira, torna. Uttanasana. Inspira, stendi Ardha Uttanasana. Espira, rilassa. Inspira, palmi uniti sopra la testa. Espira, scendi al cuore. Continuiamo a fluire. Inspira, palmi uniti sopra la testa. Espira, svuota l'aria e scendi. Uttanasana. Inspira, stendi la colonna, guarda avanti. Espira, piede sinistro un passo indietro, poggia il ginocchio e sali, Anjaneyasana, inspira. E quando espiri, apri cactus. Inspira, sali. Espira, apri cactus, il petto si espande ancora di più. Inspira, sali. Espira, apri cactus, poggi la mano destra sul ginocchio destro e con la mano sinistra vai a afferrare il piede sinistro e spingi il piede verso il gluteo, guarda avanti, ruota il petto in avanti, la mano destra sul ginocchio destro o allunghi il braccio oltre la testa, guardi la mano, inspira. Quando espiri, poggia le mani, sale. La gamba sinistra, mano sinistra sotto la spalla e apri lateralmente in twist il braccio destro. Inspira. Guarda oltre la mano destra, espira. Inspira. Espira, torna. Il piede dietro fa un passo avanti, si apre lateralmente, stendi la gamba destra, ma se hai bisogno rimani col ginocchio destro piegato. Le mani possono stare sul blocco. Sui blocchi siamo Parshvottanasana nella piramide. Spingi indietro il fianco destro e poi stendi la colonna, guarda avanti, inspira. Espira. E sali, inspira. Espira. Avvicini la fronte al ginocchio, inspira, sali, rimani. Mano destra sinistra sotto la spalla e di nuovo twist. Sale il braccio destro, spingi indietro il fianco destro. Guardi oltre la mano oppure guardi il piede destro se non hai equilibrio. Inspira. Espira. Poggia le mani. Piega il ginocchio destro. Trae e porti il piede vicino al piede destro.
Stendi la colonna, inspira, espira, rilassa, esali, inspira, palmi uniti, e fuori l'aria scendi, svuota, Uttanasana. Inspira, stendi, espira, piede destro un passo indietro, poggia il ginocchio e sali, allunga le braccia verso l'alto, inspira, e non fermare il movimento, espira, apri in cactus, inspira, sali, espira, apri, inspira, sali, espira, apri, poggi la mano sinistra sul ginocchio sinistro, con la mano destra prendi il piede destro e lo spingi verso il gluteo, apri il petto lateralmente, rimani qui, opzione 1, allunga il braccio oltre la testa, opzione 2, e torna, poggia le mani, mano destra sotto la spalla, stendi la gamba sinistra e sale il braccio sinistro, twist, rimani nella torsione. Lungo e profondo respiro, poggia la mano, il piede viene avanti, Parshvottanasana, inspira, stendi, espira, rilassa, ancora inspira, stendi, guarda avanti, spingi indietro il fianco sinistro, espira, rilassa, estendi, inspira, mano destra sotto la spalla e sale il braccio sinistro, guarda la mano e respira qui. Torna, sale la gamba destra, inspira, espira, porta il piede avanti, vicino al piede sinistro, stendi la colonna, inspira, espira, rilassa, e sali, inspira, palmi uniti, espira, scendi al cuore. Ora ripetiamo questa sequenza. Un movimento dopo l'altro, un respiro dopo l'altro, senza perdere la concentrazione. Quindi un movimento per ogni respiro diventa davvero un flusso gentile e anche dinamico. Partiamo da Tadasana. Inspira, palmi uniti sopra la testa. Espira, scendi. Uttanasana. Inspira, stendi la colonna. Inspira, stendi la colonna, guarda avanti. Espira, piede sinistro un passo indietro. Poggia il ginocchio, sali Anjani Asana, inspira. Espira, apri cactus. E sali, inspira. Espira, apri. E sali, inspira. Espira, apri e vai a prendere il piede sinistro con la mano sinistra. Spingi il gluteo, sale il petto, inspira, espira, twist. Poggi la mano sinistra e sale il braccio destro, inspira, guarda la mano, espira, torna, piede sinistro un passo avanti, Parshvottanasana, inspira, stendi, espira, rilassa, inspira, stendi, espira, rilassa. Inspira, stendi, mano sinistra sotto la spalla e sale il braccio destro, spingi dietro il fianco destro, inspira, espira, torna. Inspira, sale la gamba sinistra, espira, torna, Uttanasana. Estendi la colonna, inspira, espira, rilassa. E sali, inspira, palmi uniti, e subito scendi, espira. Inspira, sali. Espira, piede destro un passo indietro, poggia il ginocchio, inspira, Anjani Asana, espira, cactus, inspira, sali, espira, cactus, inspira, sali, e afferri il piede, spingi il piede al gluteo, sali con il petto, inspira, espira, appoggia la mano destra, sale la gamba destra e sale il braccio sinistro, twist, inspira. Espira, torna avanti il piede destro, poggia bene il piede destro, spingi indietro il fianco sinistro, inspira, stendi, espira, rilassa, inspira, stendi, espira, rilassa, inspira, stendi, rimani, mano destra sotto la spalla destra, sale il braccio sinistro, inspira, espira, torna, inspira, sale la gamba destra, espira, torna vicino al piede sinistro, estendi, inspira, espira, Uttanasana,
E sali, inspira palmi uniti, espira, scendi al cuore. Ora chiudi gli occhi un momento, se hai perso il respiro lo ritrovi, se hai perso il contatto con la terra, con i piedi allarga bene le dita, la colonna si allunga e sei presente, sei qui, ora, in questo momento. E se il cuore va più veloce, piano piano si calma, grazie al respiro. Ok, i piedi si radicano, in particolare il piede sinistro, e scegli la tua opzione per l'albero. Caviglia, tallone destro, caviglia sinistra, polpaccio o interno coscia. Oppure puoi anche venire nel metaloto, palmi uniti sopra la testa. Inspira, espira, apri, pollice e indice uniti, spingi avanti il bacino. Rilassa le braccia, rilassa lo sguardo, mantieni la posizione, mantieni il focus, mantieni la tua presenza. Fissa un punto davanti a te, può aiutarti a mantenere l'equilibrio. E a volte l'equilibrio lo manteniamo facilmente, a volte proprio non ci riusciamo, dipende da come ci sentiamo oggi, da come siamo oggi. Ogni giorno siamo diversi. E inspira, e espira, torna. Si radica il piede destro e scegli la tua opzione per l'albero. Questa volta scelgo interno coscia e la coscia risponde al piede che spinge. Il bacino avanti, palmi uniti, inspira, sali, espira, apri e trovi la posizione dell'albero, pollice e indice uniti, l'unione tra sé universale e il sé individuale, l'unione che è il significato della parola yoga. E manteniamo la posizione ancora un momento, e magari in questo lato l'equilibrio è migliore, magari no. Accettiamo come siamo, come ci sentiamo, quello che diventa ogni giorno, in ogni momento, soprattutto sul materassino. Sorridi mentre mantieni la posizione. Inspira, palmi uniti, e espira, torna. Tadasana. Inspira, palmi uniti sopra la testa. Espira, scendi. Uttanasana. Inspira, stendi la colonna. Espira, plank. Tieni plank, inspira. Espira, chaturanga. Cobra o cane a testa in su. Inspira. Espira, cane a testa in giù. E vieni avanti la gamba destra. E dietro la sinistra. Scendiamo e ci sediamo a terra. La colonna si allunga, così come abbiamo cominciato, chiudi gli occhi. Prova a non scappare da questo momento. Sei arrivato fino a qui. Lasciati il tempo per trovare lo spazio sacro post pratica, per godere dei benefici che può dare anche una breve pratica. Trovi un momento per te, un momento al 100% meditativo, di silenzio. Non è importante che ci sia silenzio esterno, ma che trovi silenzio interno. Senti che sei più connesso al respiro, al corpo, che il corpo è più vibrante, ha più energia. E accenna un sorriso mentre sei qui per iniziare la giornata con il giusto mood, la giusta energia. Mantieni la posizione e mantieni il mudra delle labbra che vanno verso l'alto, gli angoli della bocca vanno verso l'alto. E senti che il corpo risponde con un sorriso. E accetti come stai e come sei in questo momento. E sai che hai dato il meglio di te per iniziare la giornata col piede giusto.
sai che la pratica ogni giorno può darti la spinta, l'aiuto per affrontare ogni cosa con il piede giusto. E ci prepariamo a chiudere insieme questa pratica. Porta i palmi uniti davanti al cuore. Trova la tua intenzione per questa giornata. Tua intenzione potrebbe anche essere quella di continuare a coltivare questo stato di mindfulness, di presenza e di consapevolezza. Ti ringrazio, namaste, e ti auguro una meravigliosa giornata.